Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Iron Red. Oggi siamo di nuovo con Infection Free Zone. Mi dispiace per questa lunga attesa, ragazzi, ma tra lavoro e altri impegni non ho avuto molto tempo a registrare. L'ultima settimana ho registrato due episodi su quattro. Purtroppo non è facile gestire alcune cose. Questi giorni ho dovuto fare vaccini, visite, un sacco di cose. E niente. Però sono qui, siamo ritornati con questo fantastico gioco. Ho letto anche un sacco di commenti interessanti sul gioco in generale, consigli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, noi siamo arrivati. Credo che sia quello il sabotaggio, sì, ok. Non si sa mai, magari era un'altra partita, magari può capitare che mi faccio una partita single player, ma teoricamente questo gioco sto giocando proprio blind solo per YouTube, perché non volevo rovinarmi alcune sorprese. Sento che non ho conoscenza molto del gioco, infatti ho visto qualcuno anche dato piccoli consigli interessanti. Quindi niente, continuo sicuramente a essere un po' accecato, nel senso non conoscere le meccaniche, perché è molto più interessante, rimani molto più sorpreso. Quindi in caso se vedete qualcosa che magari voi conoscete o no, è totalmente Penetrato con normale. forze. Allora, il discorso è che siamo periodo invernale. Come dice il gioco, abbiamo cibo per poco tempo, ma abbiamo tante cose da esplorare. E la mia domanda è: conviene fare un'altra squadra in questo caso, eccetera? Vedremo. Intanto, per ora dobbiamo stare coperti, che mi ricordo, sì, abbiamo iniziato la partita con la pioggia. Mi pare che i zombie, gli infetti girano, infatti, eccoli. Infatti stanno girando nella nostra area, dobbiamo fare attenzione. Abbiamo trovato un po' di veicoli. Sono uno sopra l'altro, ma questo facciamo finta di non averlo visto. Fermiamo sti zombie. Dobbiamo un po' riparare le strutture appena possibile. Diamo un'occhiata alle strutture, alle difese. Allora, vero, qualcuno mi aveva detto che alcune persone non lavoravano, però purtroppo il fatto è che avevo visto che fosse un po' automatica questa cosa, quindi non credevo che dovessi modificare totalmente alcune cose, ma questo poi lo vedremo, nel senso perché adesso dobbiamo raccogliere le risorse. Volevo abbattere degli edifici, se vi ricordavate, tipo questo qua che è strapieno sicuramente. Ecco appunto, io direi già di metterlo in fase di distruzione. Ma se abbiamo raccoglitore di pietra, qua prendiamo altri materiali. I materiali ci sono, non abbiamo problemi a livello di materiali, ma dobbiamo un po' spicciarci metto un attimo pausa con le risorse, perché uno c'è un veicolo, quindi mandiamo una squadra a piedi. C'è tanto cibo qui in quest'area e possiamo usufruire di questa cosa. E le ricerche, ci servono libri, che siamo a corto. Il problema è che adesso non possiamo muoverci, quindi dobbiamo un po' organizzarci. Finché non si farà, non smetterà di piovere, e purtroppo siamo un po' chiusi, ecco. Assistenza medica è quasi completata, la ricerca. Poi andiamo a fare la comunicazione, visto che ci è stata chiesta dalla missione. E poi, ah, produzione pistola, è però questo, cazzo. Questo non sarebbe male. Comunque comunicazione non ci vuole molto, infatti potremmo puntare a quello. Intanto mettiamo una velocità un po' più alta, perché qua non so quanto dura sta pioggia. Abbiamo perso una giornata intera di lavoro. Molto molto brutta questa cosa, purtroppo. In questo gioco mi sembra abbastanza problematico perdere la giornata intera. Allora, io intanto. Oh cazzo. Ok, preparo un attimo le squadre. Non ho visto zombie in arrivo. Un po' di attacchi. Quanti ne sono arrivati? Ah, anche qua, porca troia. Veloce, 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 veloce.
Ci hanno attaccato in varie direzioni, bastardi. Che maledetti. Che maledetti. Ok, abbiamo risolto questo problema, ecco. Raga, in realtà c'era una cosa che volevo chiedervi, magari per il futuro, ok. Io c'ho un sacco di giochi di strategia, ma effettivamente a voi cosa piacerebbe vedere? Perché comunque in giochi nuovi, essendo un canale molto piccolo, giochi nuovi è più facile, magari prepariamo l'auto qui. Giochi piccoli magari sono nuovi, scusatemi, più facile da fare nuove visualizzazioni, magari qualcuno che è interessato. Però se magari qualcuno è interessato anche ad altri giochi, ad esempio, magari vi piace questo genere, c'è anche tipo esempio The Art Billions, che quello è anche un bel gioco che io tecnicamente potrei anche portare, che ce l'ho. C'ho un sacco di giochi, ragazzi, interessanti, non solo nuovi. Aspettiamo che finisce la notte, ma in realtà a breve arriva giorno, quindi possiamo. Intanto recuperiamo l'auto lì con questa squadra. Loro li mandiamo direttamente a prendere cibo e loro i libri. Quindi ci organizziamo un po' le squadre. Appena troviamo qualche arma in più, a noi conviene assolutamente. Assolutamente ci conviene. Ci conviene fare una terza squadra, sinceramente. Modo sincero, sincero. Ma intanto che arrivano, abbiamo bisogno di cercare. Ma abbiamo adesso tre disoccupati. Allora sì, ok, quindi è automatico. C'è qualcuno che magari è disoccupato, ma perché se non do i lavori, giustamente, non fa un cazzo. Però comunque alla fine la maggior parte lavorano in modo automatico. Molto automatica questa cosa, infatti mi piace. Risparmio un sacco di fatica. Forse è meglio fare. Ok, ci organizziamo così. Abbiamo bisogno di cibo. Totalmente ci serve cibo. Cavo, ultimamente mi sto guardando intorno e penso sta diventando di nuovo tutto verde. Puro, non siamo più padroni di questo mondo. Che cosa intendi? Rami che escono dalle finestre, radici che spuntano dal cemento. Come se la foresta stessa fosse. E tutti questi animali in centro, il loro modo. Lo riprenderemo. Vai, noi siamo inquinatori, perfetto. Abbiamo trovato un po' di cibo. Dobbiamo raccogliere un po' di risorse, ragazzi. Ci servono armi, sappiamo dove andare per le armi se vogliamo cercarle, ma ci serve anche carburante in questo caso. Quindi appena faccio un po' di ricerca. Quanta carburante? Ah, ma ce l'abbiamo. Non andiamo di fretta su questo discorso. Intanto occupiamoci dei cittadini. Devo cercare di fare un po' più cose a momento, perché sennò ovviamente. E secondo me dobbiamo potenziare un po' le difese. Ma a livello di difese, cos'è che possiamo costruire? Cosa c'è del gioco? Ok, possiamo fare questa sta roba. Potremmo farle effettivamente. Le mura, eccetera. Si possono fare. Però non so se ci conviene adesso. Perché non abbiamo tutte queste squadre armi. E tu dici, vabbè, riusciamo a gestire tutto in modo perfetto. La vedo un po' difficile. Che intanto loro posano i rifornimenti. Con loro cerchiamo di portarci un po' di libri a casa. La struttura è enorme. Con loro invece andiamo un po' a spulciare gli edifici intorno. Magari troviamo armi. Abbiamo trovato un sacco di veicoli. Vediamo se riusciamo in queste aree a trovare zone interessanti, che ci facciamo un'idea di cosa fare o meno. Ah, ma non stava caricando. Ah, ok, così possiamo vedere le zone interessanti. Le risorse interessanti sono tutte qua sopra. Lì c'è veramente tanta roba. Allora, hanno portato cibo.
Diamogli il veicolo. Con il veicolo andiamo a rovistare tutti gli edifici nelle vicinanze. Portando libri, comunque penso che le ricerche andranno avanti. Sperando che non ci mettano troppo tempo. L'edificio è grosso. Sono già le due. Il tempo passa veramente troppo velocemente nel gioco. Rispetto al ricercare le risorse. Ovviamente è ovvio che un edificio enorme ci vuole più tempo. È anche normale questa cosa. Poi dobbiamo gestire gli edifici. È un po' particolare la cosa, perché poi dobbiamo un po' distaccarci anche nel creare nuovi edifici. Abbiamo bisogno anche dell'edificio medico. E finché non abbiamo l'edificio adatto non possiamo farlo. Dai, trova qualcosa di interessante, ragazzi. Ci servono risorse. Ci servono assolutamente le risorse. Niente. Facciamo così. Sono le 16. Questa squadra dobbiamo farla tornare. È il momento di tornare, ragazzi, che sta per fare buio. E a buon tempo la ci mettono 10 anni a camminare. Ok, ecco qui. Siamo arrivati. Questa cosa che non si clicca è un po' cringe. Voilà, torniamo a casa. Abbiamo due veicoli, nel nome di Dio. È positiva questa cosa. Abbiamo proiettili, qui cibo, possiamo... E si torna a casa, ragazzi, si torna a casa. Abbiamo trovato un bel po' di risorse, non possiamo lamentarci. Cibo ne abbiamo tanto. Cioè, oddio, tanto no. Però abbiamo il cibo che abbiamo portato è servito per dare da mangiare a tutti e sopravvivere. Il problema è che non avendo produzione di cibo per il freddo, questo è problematico. Cibo ne stiamo cercando di farlo. Minchia, quanto cazzo ci vuole per produrre il cibo, però. Aumentiamo la velocità, visto che per queste ore non dovremmo subire attacchi. Appena sentiamo mostre nelle vicinanze. Purtroppo la notte non possiamo permetterci di sbagliare. Ma i libri di ricerca, per esempio, dove si vedono? Cioè, non te li fa vedere effettivamente dove si trovano. Ah, te li dice qui, ok, ne abbiamo 9. Per ogni ricerca c'è un costo. Oh, però ne abbiamo abbastanza per ora. Secondo me non... possiamo, ne abbiamo 9. Questo ci costa 1. Questo già l'abbiamo pagato. Andiamo, dai. È meglio usare tutte le due squadre a ricercare armi. Armi, ci servono pistole, fucili. Abbiamo bisogno di armi, assolutamente. Dobbiamo fare 3 squadre il prima possibile. Però con le spade, eccetera, non so quanto. Ma io direi forse quasi creiamo la nuova squadra. Secondo me ci conviene. Abbiamo 3 veicoli. Anzi, un veicolo, andiamo a prendere adesso. Abbiamo trovato un'auto qui. Visto che il camion è lento e probabilmente è un veicolo più adatto a resistere. Dobbiamo prendere tante risorse, ragazzi. Dobbiamo muoverci. Preferisco 3 squadre, sinceramente. 3 squadre. Assolutamente 3 squadre. Ne abbiamo totalmente bisogno. Capo, stiamo rovistando questo posto, ma c'è qualcosa di strano. Qualcuno deve essere stato qui di recente. A terra! Gettate le armi! Mani in vista, che succede? Una bella squadretta qui, proprio una bella squadretta. Chi sei?
Who are you? You know, just a humble man earning his living on the road. Sulla strada. Dammi capo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Non lo so che cosa hai da offrire in cambio. Dammi il cavo. I want to speak to the leader. Then you're in luck. Sei fortunato. Sono io il capo. Di quello che vuoi. Di quello che vuoi. Vediamo. Dimmi solo quello che vuoi. Vediamo. Un po' cibo in scatola. Un miliardo di barattoli pieni di roba deliziosa. Dio, ucciderei per una zuppa di pollo. Aspetta. Lasciali, non fare del male a nessuno. Calma, calma. Cerchiamo di essere ragionevoli. Rifletti su ciò che sto per dire. Sei pronto? Parla. Dillo e basta. Faremo così. Tu vieni qui con le provviste e in fretta ci mettiamo. Ci metti troppo. La tua gente muore. Porta delle armi. Puff, sono morti, quindi sì, questo non credo. Andiamo, comportati da persona intelligente. Io non sto scherzando. Cazzo, secondo me dobbiamo accettare. Accettiamolo. Ah, non so che fare. Ma questo è difficile. Perché potrebbe essere anche un dito in culo. Però prendiamo una squadra fondamentale, cazzo. Mo lo fate tre. Accetto, dai. Libera una squadra. Mi chiedono 4 casse di cibo. Operator. Oh, vedo che a qualcuno non piace giocare secondo le regole. Ti avevo detto, non con le pistole. Liberali. Subito, la mia gente non sono di nessuno male. Va bene. Va bene, allora come vuoi giocartela? Prima i prigionieri. Prima liberi i prigionieri. Poi parliamo. Non è quello che avevamo concordato. Operatore, ci darai quello che vogliamo, la tua gente? Libera la mia squadra. Hai sentito la nostra offerta definitiva? Anche la nostra. Dacci la roba. O sono morti. Combatti. Per forza, porco Dio, ho sbagliato. Hai fatto la tua scelta. Faremo solo un favore a me. Dai, porca puttana. Oh, però abbiamo trovato le armi. Forse è stato meglio ucciderle, sinceramente. Oh, c'è andata di lusso, se posso dire. È morta una persona, ma abbiamo vinto. Abbiamo un po' di risorse. Ci è andata abbastanza bene. Oh, però è stata interessante la conversa. Solo che non si leggeva e per sbaglio cliccavo e mi leggeva troppo veloce i messaggi. Mannaggia a me. Clear, non c'è niente in questo edificio. Ok, abbiamo una nuova persona. Abbiamo due ferite. Questo c'è un bel mitra, cazzo. E niente, abbiamo preso l'altra macchina. Ovviamente no. Iniziamo a posare le risorse, dai. Ta-da.
La macchina è piena, eh. Bella piena la macchina. Search done. Boss, we're running out of space for resources. We have to build a warehouse. Dobbiamo costruire un magazzino. Come stiamo finendo lo spazio? Okay. We'll build one. Let's do it. Ah, non abbiamo più spazio, cazzo. È vero. Let's do it. Ready for action. On my way. Reporting. Going there. Non abbiamo molto spazio, perché tra proiettili, materiali, eccetera. Stiamo smantellando la struttura, quindi abbiamo un sacco di materiali. Ah, intanto loro li facciamo tornare a casa. Facciamo riparare i veicoli. Sinceramente dobbiamo far riparare i veicoli. Sì, ho capito. Posso fare magie. Ripara. La macchina è stata presa. Ok, portiamola a casa, quest'altro veicolo. Dobbiamo costruire un magazzino. Beh, effettivamente possiamo adattare questo come magazzino. Eccolo qua, magazzino. La ricerca l'abbiamo finita, mi sembra. Assistenza medica completata. Allora, facciamo comunicazioni come ci è stato chiesto. Avvia la ricerca. E rendiamo l'edificio, ovviamente, a nostro favore come magazzino. È bello grande. Abbiamo detto magazzino. Ok. Prendete le armi, gentilmente. Oh, finalmente abbiamo una squadra bella armata. Adesso si ragiona. Abbiamo anche 3K. Donna, quante risorse che abbiamo qua. Abbiamo anche utensili di base. Che poi, utensili di base, cos'è che fanno effettivamente? Cerchiamo di riparare tutti i veicoli, ovviamente. Ma... ah, sono due macchine compenetrate, ecco, dicevo io. Questa anche ripara, ripariamo tutto. Ho capito che abbiamo lo storage pieno, ma io non ci posso fare nulla. Sono pieni, va bene, ho capito, però a breve facciamo un nuovo edificio, tranquilli. Basta che non ci attaccano. Siamo belli tranquilli. Porca troia. Andiamo ad aiutare. Andiamo. Dobbiamo organizzarci un po' a difendere. Però, adesso con i mitra facciamo la bua. Abbiamo tante munizioni. Abbiamo veramente tante munizioni. Abbiamo 3700 munizioni. E dobbiamo costruire l'ambulatorio adesso. Ci serve questo. Secondo me questo è perfetto. Non produzione. Ambulatorio. Ah,
Dobbiamo ucciderli questi, questa è la nostra struttura. Operatore, notizia grossa. In una delle case abbiamo ammazzato due infetti estremamente feroci. Una volta uccisi ci siamo accorti che là dentro c'era un bambino vivo e infetto di non più di 3 anni. È corso via un animale saltando nelle fogne prima che potessimo prenderlo. Per l'amor di Dio, se possono moltiplicarsi non ci vogliono neanche pensare. Proviamo a trovarlo. Madonna santa, spero di no che si possono riprodursi, ragazzi, porca troia. Oh, abbiamo trovato 9 armi. Andiamo a passare tutto. Allora, organizziamo già una squadra. Cioè, se si possono anche accoppiare, cazzo, sono veramente cazzi, porca troia. Allora, passiamo le risorse che abbiamo addosso, ragazzi. Vabbè, mi sa che le macchine non vogliono ripararle, hanno deciso così. Vabbè, abbiamo troppe persone al lavoro adesso. Ci sta, ci sta. Stanno costruendo prima quell'edificio, va bene, dai. Allora, ma... Ah, devono ancora svuotare questo, cazzo. Vabbè, ragazzi, li portiamo con noi queste cose. Se non c'è spazio, non c'è spazio. Cerchiamo negli edifici qualcosa di interessante. Allora, cibo non ne abbiamo così poco, possiamo dire. C'è abbastanza, c'è abbastanza. Però abbiamo il magazzino veramente pieno. Abbiamo bisogno di risorse. Eh sì, adesso dobbiamo produrre questo tipo di cibo. Andiamo a mangiare i polli e i polli ci producono quel cibo. Oh, comunque il cibo lo stiamo producendo. Secondo me possiamo anche provare ad aumentare la produzione. Perché chiede tantissimo tempo. Non so se è per la struttura, perché è piccola. Non so come funziona questa roba. Sarebbe interessante capirlo. Se l'edificio è più grande, magari hai... No, da vedere. Perché... Sicuramente... Sicuramente potrebbe essere che un edificio più grande più risorse ti dà. Possiamo anche portare le risorse a casa, forse. Quanto è grande? Eh sì, a sto punto cerchiamo negli edifici e vediamo. Lo so, signorina, non c'è spazio. Un po' di pazienza, stanno costruendo. Ci stanno provando, a costruire. Stiamo cercando... Stiamo trovando un sacco di cibo, fortunatamente il cibo lo troviamo sempre. Ah, non possiamo, non abbiamo spazio per... vabbè. Le risorse le stiamo usando, quindi un po' di spazio dovrebbe esserci. In caso mandiamo loro a recuperare quel cibo lì giù. Allora... Andiamo a recuperare un po' di merce. Dobbiamo avere pazienza, purtroppo. Dobbiamo avere un po' di pazienza nella nuova costruzione. Dobbiamo aspettare il magazzino, purtroppo. A questo punto facciamogli fare tutti gli edifici piccoli, tanto ci vuole poco, così li svuotiamo. Almeno abbiamo un'idea di quello che stiamo facendo o non facendo. Ci vuole un po', ci vuole un po'.
Potrò fare che potevi ingrandire il magazzino di un edificio, eh? Non è che sarebbe stato brutto come cosa. Abbiamo trovato niente di speciale. Si sta per fare buio. Questa squadra facciamo già rientrare in questo caso. Poi una cosa che dovrebbero fare, secondo me sarebbe molto carino da fare, dovrebbero fare magari più livelli di esperienza. Magari il livello principiante, intermedio, esperto, magari, che ne so, oltre all'esperto che può esserci. Il massimo magari 4-5 livelli. Sarebbe molto più carino farlo solo 2 livelli di esperienza con un solo bonus. Un po' triste come cosa, però vabbè, gioco ovvio e ripetiamo, è nuovo, c'è tanto da vedere, assolutamente. So che è ancora presto da dire, però non sarebbe male. Ecco, questo intendo. Forse loro è il momento di farli tornare. Torniamo. Boh, comunque niente, era giusto. Organizziamoci. I tuoi ragazzi sono piuttosto duri, dannazione. Pensavo che i miei uomini avrebbero poi sistemato in 4 e 4, 8. Le ho persi. Non si scherza con noi. Il rischio è stato calcolato, ma amico, forse non sono bravo. Non sono bravo in matematica. No, perché? Speriamo che non ci rompano i coglioni di notte. Speriamo bene, non ci diano fastidio nessuno. Però per ora nessuno ci sta rompendo le scatole, come avevo detto. Bene, bene, bene. Ed ecco qui, inizia la nuova giornata. Però la giornata per noi finisce qui, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Si sta facendo interessante il gioco. Interessante. C'è un altro gruppo, questo è molto bello. Quindi non c'è solo un paio di uomini che corrono. L'hanno pensata molto bene questa cosa di inserire altre squadre. Combattimenti ci sta. Quindi questo comporta anche a noi adesso effettivamente di costruire le difese. Penso che nel prossimo episodio ho finito il magazzino, ho finito l'ambulanza, qui c'è l'ospedale, scusate, l'ambulatorio. Cercheremo di fare delle difese ottimali in modo che possiamo difenderci, possiamo migliorare il gruppo, eccetera. E una cosa che secondo me sarebbe stato carino da inserire, magari le nascite, magari di nuove nascite, perché comunque trovare membri in giro non è proprio facile, però effettivamente le nascite sarebbe anche un po' forzata la cosa, andiamo un po' fuori. Boh, c'è tanto che si può migliorare, ad esempio anche le squadre, secondo me l'esperienza, proprio dare colpa, per esempio guarda questa squadra a livello esperto, quest'altro a livello esperto, quest'altra, qual è quell'altra? Anche questa a livello esperto, probabilità di colpa minimo più 20%, prima mi diceva altre statistiche, ma vabbè. Sarebbe carino magari fare dei livelli particolari, magari un po' più concentrare anche sui personaggi, che magari una squadra puoi scegliere di migliorarla per le ricerche, magari una squadra per i combattimenti. Secondo me potrebbe essere interessante il fatto di poter scegliere tu cosa deve fare una squadra. Però vabbè, in sé il gioco è veramente strafigo, nulla da dire, nulla da dire. Detto questo ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Salvo qui, per il salvataggio. Ci vediamo nel prossimo episodio.